Allora, questa è stata la prima grande manifestazione ciclistica Isola delle Femmine, con partenza e arrivo proprio nel nostro paese. Come mai la scelta del nostro paese? Allora, noi come gruppo sportivo Fosso Coppi abbiamo aderito a un campionato regionale, Gran Tour Sicilia, costituito da un consorzio di 9 squadre. Il nostro obiettivo è appunto promuovere il territorio. Da cosa nasce l'idea di fare queste gare? Intanto da uno vero scambio di esperienze tra diverse realtà sportive. Bene, poi senso di aggregazione e poi promuovere anche il territorio con le ricadute che ci sono sull'economia. Abbiamo deciso di fare questo percorso itinerante. L'anno scorso siamo partiti da Capaci, l'anno precedente da Carini, quest'anno da Isola e poi ritornare a Torretta e continuare con Carini e poi riprendere il circuito dei nostri tre paesi, anche visto perché l'abbiamo chiamato Gran Fondo del Golfo. Proprio per questo. È stato organizzato molto bene, è stato difficile la fase organizzativa? Allora, la fase organizzativa è molto difficile, stamattina abbiamo avuto qualche difficoltà, qui a Isola sapendo che il servizio di ordine pubblico sta funzionando bene, ma anche negli altri posti c'è un coinvolgimento di tante persone a organizzare questa gara, circa 90 persone della protezione civile, più i carabinieri, polizia, comunque ci vuole molto 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 lavoro. E quanti sono i partecipanti alla gara? Più di 300-340 persone, probabilmente da tutta la Sicilia. Da Sciglia a Enna, Caltanissetta, Agrigento, a Trapani, Castelvetrano, eccetera, eccetera. Con l'occasione desidero ringraziare l'amministrazione Bologna che ci ha sostenuto in questo percorso, le forze dell'ordine, la polizia municipale, la protezione civile che fa Capaci delle Femmine e un po', estendendo anche agli altri, la protezione civile di Capaci che ha coordinato un pochettino tutta questa serie di lavori. Grazie ancora, alla De Maiore, alla prossima volta. Com'è stata questa gara? Ma ragazzi, i primi chilometri sono stati molto impegnativi, abbiamo avuto oltre 20 chilometri di salita, poi abbiamo preso la discesa, allora lì si è cominciato a fare un po' di selezione, poi tutto il ritorno abbiamo avuto vento contrario, eravamo un gruppetto di 6 o 7 corridori e sull'ultimo strappo ho provato e le gambe hanno risposto abbastanza bene e sono riuscito ad arrivare all'arrivo. Grazie anche, avevo dei compagni dietro che mi hanno tenuto chiusa la gara con gli altri avversari, è funzionato tutta alla perfezione, grazie a tutta la squadra, la GS Napoli. Insomma, è stata una bella gara, è stata organizzata molto bene, no? Sì, come l'organizzazione, a parte abbiamo avuto solamente un problemino solo dentro il paese di Capaci, vabbè, ma ci sta perché è l'ora di punta che ci sono le persone, però del resto io non ho trovato nessun tipo di problema. Dico, anche qui all'isola poi spettacolare, si è arrivato con un arrivo bellissimo. Veramente complimenti a tutta l'amministrazione, a chi ha organizzato, a Sino, a Simonetta e a tutti via discorrendo. Scusandomi se mi dimentico qualcuno. La passione delle biciclette è qualcosa di più. Allora, è la prima grande manifestazione che si tiene a Isola in un paese finalmente pulito. Il paese è pulito e quindi era giusto accogliere questa bellissima manifestazione sportiva con più di 400 partecipanti, una bellissima giornata di sport sano che ha coinvolto anche tanta parte della popolazione. Noi riteniamo insieme all'assessore al turismo Rossella Buccio di ripetere la manifestazione l'anno prossimo, ancora organizzata in maniera ancora più perfetta e cercando di offrire più servizi all'associazione Fausto Coppi. Ci saranno altri eventi per l'estate? Già è stato stilato un programma? No, ancora stiamo preparando il programma, però riteniamo di fare una stagione che si concentri soprattutto sul teatro, sulla riva dell'isola, cercando di organizzare tutta una serie di eventi di fronte all'isolotto e poi utilizzando le isole pedonali del centro storico per piccole iniziative più mirate alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.